Che città consegna ai suoi successori? Una città che in questi anni ha avviato un processo di risanamento del proprio bilancio particolarmente significativo. Una città più matura, una città più legata ai grandi percorsi nazionali ed europei, più consapevole del proprio ruolo di città capoluogo e riferimento della nostra regione, ruolo da svolgersi unitamente alla sua area metropolitana. Cosa le resterà di questa lunga esperienza? Un'esperienza straordinaria, un'esperienza che segna la vita di una persona, un'esperienza unica che arricchisce, un'esperienza che ti mette a contatto con i problemi veri della gente, un'esperienza che laddove si ha la fortuna come me di continuare a fare l'amministratore ti consente di poter guardare alle istituzioni come il luogo che deve essere sempre più in grado di stare dalla parte della gente. Cosa crede di aver fatto meglio? Difficile rispondere ad una domanda di questo tipo. Abbiamo fatto tante cose, certamente tante cose buone e certamente anche cose meno buone. Ritornando indietro rifarei tutto con la stessa determinazione. Abbiamo operato su un orizzonte vasto. Francamente ritengo di guardare alla intera gestione di questi 10 anni. Non ritengo di dover sottolineare qualche merito. Le emozioni, quelle sì, che si differenziano. Quale messaggio si sente di lanciare a chi concorrerà per le elezioni? Di amare la nostra città, di pensare in ogni momento a cosa è utile per essa.